Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per fare i pronostici della prima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Pronostici delle 10 partite più 5 possibili marcatori. Iniziamo subito da Milan-Udinese e iniziamo con una sorpresa. Milan-Udinese, infatti, vi dico X, pareggio. Mi vedo un pari perché la prima giornata di campionato riserva spesso delle sorprese. L'Udinese è una squadra che ha reso spesso la vita difficile al Milan, una squadra spigolosa, rognosa, che ti accartoccia la partita, difficile da affrontare. Il Milan poi avrà delle assenze a centrocampo. L'Udinese quindi in questa zona di campo potrebbe incartare i rossoneri non facendoli ragionare con la manovra. Mi aspetto poi anche una partita con pochi gol, una gara bloccata, 1-1, 0-0, insomma, una partita dal punteggio basso. Sampdoria-Atalanta invece 2, vittoria della Dea. Un'Atalanta che ha appena perso Freuler, per il resto è più o meno la squadra dell'anno scorso. Di contro c'è una Sampdoria che non mi convince, una squadra con diversi punti interrogativi. Vado su una vittoria dell'Atalanta perché è più forte e perché in trasferta dà spesso il meglio di sé. Anche l'ultima stagione, sebbene non sia stata brillantissima, lontano da Bergamo, la squadra di Gasperini ha comunque fatto un bel po' di punti. Vittoria dell'Atalanta quindi con un possibile gol di Duvan Zapata, il gol dell'ex. Lecce-Inter, anche qua vi dico 2, vittoria dell'Inter. Un Inter reduce da un precampionato non brillantissimo, il Lecce neopromosso avrà dalla sua l'entusiasmo del pubblico, è la prima partita, all'inizio potrebbe mettere in difficoltà i nerazzurri non facendoli ragionare, poi però una qualvolta l'Inter andrà in vantaggio, la gara sarà tutta in discesa. Come marcatore di questa partita vi dico Denzel Dumfries dell'Inter. Non so perché, me lo sento, mi vedo che Dumfries segnerà contro il Lecce. Poi Monza-Torino, eccolo l'esordio in Serie A del Monza, la squadra di Berlusconi e Galiani. Monza che in estate ha preso diversi giocatori di categoria, poi comunque alla fine del mercato faremo le nostre valutazioni. Di contro c'è un Toro che ha perso delle pedine importanti quali Bremer, Pobega, Belotti, però è il secondo anno di Juric che per questa squadra è un valore aggiunto. Una partita da tripla, non riesco tanto a sbilanciarmi su un 1x2 e quindi senza saperne leggere né scrivere vi dico gol, entrambe le squadre segnano perché secondo me sarà una gara piacevole dove entrambe le squadre riusciranno a mettere a segno almeno una rete. Una di queste reti, a mio modo di vedere, sarà messa a segno poi dal capitano del Monza, Matteo Pessina. Fiorentina-Cremonese, poi partita meno scontata dal mio punto di vista di quanto si possa immaginare. Una partita che me la immagino così, la Fiorentina che prende da subito in mano il pallino del gioco. La Cremonese che si difende, cerca magari di colpire in contropiede. Una gara che a mio modo di vedere può prendere due vie. O la Fiorentina la sblocca subito nei primi 20 minuti e quindi va di goleada e stravince 4-0, 5-0, oppure attacca, attacca, non segna, si innervosisce, continua ad attaccare, non segna, si innervosisce ancora di più e allora rischia di andare nel difficile. Io comunque come pronostico vi dico 1, vittoria della Fiorentina, perché penso che anche nelle difficoltà, anche se la Cremonese dovesse fare una partita gagliarda, la Viola in un modo o nell'altro d'esperienza riesce a vincerla, magari sfruttando un errore della difesa avversaria. Lazio-Bologna. Squadra di Sarri che in estate ha cambiato quasi tutta la difesa. Di contro c'è un Bologna che è sostanzialmente quello dell'anno scorso, meno Teat. Lazio favorita, però non lo so. Questa così a pelle è una partita che un po' mi puzza. Non riesco ad essere sicuro al 100% della vittoria dei biancocelesti.
Non mi sorprenderei qualora la Lazio dovesse vincere, però non ne sono così, non ne sono del tutto sicuro. Il mio pronostico di questa partita è over 1,5. Mi aspetto una partita dove i gol non mancheranno. Possibile marcatore? Il sergente Sergej Milinkovic-Savic. Salernitana-Roma 2, vittoria della squadra di Mourinho. Diciamo che qua mi aspetto un po' una partita stile Lecce-Inter, una Salernitana nelle vesti della Lecce che all'inizio metterà in difficoltà gli avversari, farà una partita rognosa, solo che col passare dei minuti emergerà la miglior tecnica della Roma che riuscirà a sbloccarla e portare a casa la partita. Spezia-Empoli. Sfida tra due squadre che hanno cambiato allenatore rispetto alla passata stagione. Spezia via Thiago Motta, dentro Luca Gotti. Empoli via Don Aurelio Andreazzoli. Al suo posto è arrivato il dottor Paolo Zanetti. Lo Spezia è sostanzialmente la squadra dell'anno scorso. Bisogna adesso vedere cosa succederà con Maggiore. L'Empoli invece ha perso diversi dei suoi pezzi pregiati. Viti in difesa. Aslani e Zurkowski a centrocampo, Pinamonti in attacco, oltre che ovviamente l'allenatore Don Aurelio Andreazzoli. Comunque sia una partita equilibrata, lo Spezia ha dalla sua il fattore campo. L'Empoli, nonostante le svariate cessioni, lo vedo un po' più forte dei Liguri. Una gara da tripla. Io qua non mi sbilancio troppo e vi dico multigol 1-4, ci saranno dei gol, non tantissimi, però a mio modo di vedere ci saranno. Verona-Napoli, x2, anzi 2, il Napoli secondo me potrebbe anche vincere a Verona, vi dico 2 anziché x2 per rischiarmela un po' di più. Sono andati via giocatori importanti, giocatori storici quali Koulibaly, Insigne e Mertens. Dall'altra parte un Verona che anche lui ha avuto le sue perdite tra Casale, Caprari, molto probabilmente andrà via anche Simeone, Ilic è lì in bilico. Verona reduce tra l'altro dall'eliminazione in Coppa Italia. Ho sentito dei commenti particolarmente negativi verso questa squadra. Io personalmente non ne farei un dramma. Non mi sembra una squadra da retrocessione, ce ne sono di più scarse. Magari all'inizio avrà bisogno di un po' di assestamento, poi comunque riuscirà a raggiungere il suo obiettivo. Vado sulla vittoria del Napoli perché Spalletti parte spesso bene in campionato e quindi seguo questa tradizione. E infine Juventus-Sassuolo, la partita che chiuderà la prima giornata di campionato. Da tifoso neroverde per certe cose ho paura, per altre invece sono un po' più fiducioso. La Juventus ha dalla sua che non sbaglia quasi mai la gara d'esordio in campionato, soprattutto se gioca in casa. I bianconeri però si presentano a questa partita con diverse assenze. Sono reduci da un precampionato non brillantissimo, soprattutto per quel che riguarda le prestazioni. Dall'altra parte c'è un Sassuolo che è appena stato eliminato dalla Coppa Italia dopo aver perso il derby contro il Modena. Risultato che ha fatto inveire diversi tifosi che hanno reagito malamente a sproposito, buttando merda su merda, dicendo quest'anno retrocediamo in Serie B, Dionisi vattene, società di pagliacce, tutte queste stronzate qua. Sassuolo che ha perso la partita soprattutto per quel che riguarda l'aspetto mentale. Motivazioni che invece saranno diverse e maggiori per la partita contro la Juventus. Motivo per cui io penso che almeno una prestazione decente riusciremo a tirarla fuori. Come pronostico, comunque, io dico 1 vittoria della Juve con un possibile gol, anzi con il primo gol in Serie A del fideo Angel Di Maria. Va bene, ragazzi. Questi sono stati un po' i pronostici della prima giornata di campionato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ditemi su quali partite siete d'accordo, su quali invece non siete d'accordo. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del pianisfero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!